partito. Ci siete tutti e due? Allora, Alessandro Massa, 25 anni, candidato di Piacenza Viva in sostegno di Andrea Paparo. Intervista divisa in due parti, la prima con domande generali che abbiamo fatto tutti e poi invece specifiche. Partiamo da quelle generali. Come si può rendere Piacenza una città più appetibile per i giovani? Ma sì, sicuramente operando in due diverse prospettive. La prima, diciamo, prendendo coscienza che Piacenza ha due poli universitari molto importanti, che sono il Politecnico di Milano e l'Università Cattolica. Quindi queste sono già di per sé due fattori molto importanti che possono portare alla città molti studenti, e poi studenti di qualità che possono anche fermarsi nel territorio di Piacenza in una prospettiva lavorativa, sia nell'ambito dell'agroalimentare, frequentando l'agraria della Cattolica, sia nell'ambito della meccanica, frequentando la facoltà di ingegneria del Politecnico. Oltre a questo, le università comunque forniscono, diciamo, una classe di professionisti valida, dato anche l'alto grado di preparazione che danno. Ecco, io penso che quindi la città debba prendere coscienza e decidere una volta per tutte se vuole essere una città universitaria o meno. Va bene, ascolta, invece so che tu giochi a calcio, la situazione di Piacenza Calcio è quella che è, ti chiedo in generale quali potrebbero essere le iniziative per migliorare lo sport a Piacenza. Sì, io gioco a calcio a livello dilettantistico e io penso che il vero sport lo vediamo anche tutti i giorni e ormai si pratica a livello dilettantistico, quindi ci sono molti modi per favorirlo. Uno è anche dare attrezzature pubbliche migliori, o comunque trasformare anche i parchi che abbiamo, il nostro verde, in modo da favorire anche gli sport minori, come possa essere il basket o la pallavolo rispetto al calcio, anche se adesso ovviamente a Piacenza sono quasi più seguiti per le note vicende rispetto al calcio, a Piacenza Calcio. Un tema caro al tuo partito, Future Libertà, è quello della legalità. In questi mesi sono aumentati gli episodi di microcriminalità, com'è possibile gestirla, combatterla, affrontarla? Sì, io penso che per combattere la microcriminalità e quindi rendere una città più sicura, innanzitutto la città deve essere più viva. Quindi a poco servono gli slogan, gli insulti dati agli immigrati o ai giovani che scendono per strada. E poi soprattutto bisogna agire dal punto di vista culturale, quindi con una forte presenza delle istituzioni come il comune anche nelle scuole, favorendo l'educazione civica, o magari addirittura andando nelle case di famiglie che hanno problemi con i giovani adolescenti. Va bene, ti chiedo qual è stato secondo te il punto critico, il punto debole di questi 5 anni di amministrazione Renzi? Secondo me ce ne sono stati molti. Devo dire che il punto critico lo vediamo e lo sentiamo soprattutto perché Piacenza è soprannominata ormai da tempo la città morta, quindi ci ritroviamo soprattutto con un centro cittadino che non offre opportunità per i giovani. E qui anche mi ricollego al discorso che ho fatto prima rispetto agli universitari, cioè noi non possiamo pensare di offrire un'offerta universitaria senza che anche la città possa adeguatamente dare opportunità di svago, ma anche solamente di spazi di studio, culturali e iniziative di questo genere agli stessi studenti che vengono a stabilirsi qua. Va bene, ascolta, prima di passare alle domande specifiche, un pronostico su quello che sarà il risultato di Piacenza Viva e se vuoi anche sbilanciarti su quello che potrebbe essere il risultato di Andrea Papa. Guarda, io sono convinto che Piacenza Viva farà un ottimo risultato. In generale, riesci a quantificarlo? Quantificarlo? Io penso che faremo... No. Sbilanciati un pronostico. Ma guarda, quantificarlo potremmo prendere dal 4 all'8%, non lo so, posso dirti che sono convinto che sia noi che l'altra lista civica sono il valore aggiunto della coalizione, e
perché per due serie di motivi. Abbiamo due liste civiche comunque che propongono gente nuova, che non ha avuto esperienze politiche passate e passati incarichi, e si propongono proprio di cambiare. E secondo me questo noi lo stiamo, la gente l'ha capito, lo stiamo avvertendo anche durante la campagna elettorale, stiamo facendo anche delle riunioni dove abbiamo tutti i candidati sempre presenti, e questa è una cosa che spesso in alcune liste non avviene, perché ci sono anche molti candidati fittizi che vengono inseriti. Quindi poi il risultato verrà di conseguenza, io penso che noi l'impegno ce lo stiamo mettendo massimo. Faremo un buon risultato, un ottimo risultato, lo farà Sveglia, lo farà anche la lista del PDL, lo farà Paparo, e Paparo andrà al billottaggio e vincerà. Io lo vedo. Staremo a vedere. Entriamo invece, parliamo più nello specifico di Piacenza Vive e anche di Futura Libertà, andando a spulciare un po' sui i profili, diciamo, dei candidati della vostra lista, siete quasi tutti dei liberi professionisti, ecco. Ma no, in realtà nella nostra lista ci sono tantissime anche persone che non sono professionisti, abbiamo impiegate, abbiamo pensionati, abbiamo casalinghe, agenti di commercio, assicuratori, abbiamo anche persone che lavorano nell'ambito del marketing, quindi noi abbiamo proprio creato questa lista cercando di renderla il più eterogenea possibile e l'abbiamo fatto. Ci sono anche studenti, ci sono anche persone come me che hanno iniziato ad affacciarsi dopo la laurea nel mondo del lavoro. A me sembra una lista molto eterogenea. A livello anagrafico ti sembra una lista eterogenea o una lista non troppo eterogenea? È eterogenea anche dal punto di vista anagrafico, perché andiamo dagli studenti ai praticanti ai pensionati, quindi abbracciamo tutto l'arco delle persone. Allora, ovviamente a livello locale si fanno alleanze anche le più bizzarre, certamente il fatto di vedere Future Libertà che appoggia un sindaco del PDL comunque deve sempre essere visto con interesse, ecco, tu cosa dici a riguardo? Sì, io rispondo molto volentieri a questa domanda. Io all'interno del mio partito sono stato uno tra quelli che hanno sostenuto fortemente l'ipotesi di sostenere Andrea Paparo, poi come è successo. E devo dire che anche noi abbiamo fatto chiaramente i nostri sondaggi, abbiamo sentito i nostri iscritti, i simpatizzanti, e fin, diciamo, da circa un anno a questa parte avevamo la convinzione che nel momento in cui si fosse candidato Andrea Paparo noi dovevamo sostenerlo, perché era il candidato ideale che poteva proprio rappresentare anche il nostro movimento politico. Credi che sia una scelta comunque condivisa, diciamo, anche non dai quadri o comunque da chi simpatizza FLI? Sì, sicuramente, c'è stata molto. La gente ha capito, diciamo che l'area a cui ci rivolgiamo ha capito che questa è stata la scelta giusta, anche perché noi siamo un partito che porta avanti istanze di rinnovamento e cambiamento. Andrea Paparo è un candidato giovane, noi siamo anche all'interno del nostro partito dirigenti giovani e diciamo ci sentiamo proprio in sintonia con lui. Ok, invece è innegabile che il terzo polo a Piacenza è fallito, non esiste, voi appunto state con Paparo, il l'API si è un po' disperso e comunque ha i due consiglieri comunali sono andati uno con Dosi e l'altro con Gallini e l'UDC invece proprio ha un suo candidato. Credi che dopo queste elezioni riuscirete a mettervi attorno ad un tavolo? O attorno a un tavolo ci siamo messi due volte. L'anno scorso riuscirete a mettervi anche in una coalizione? Ma questo, guarda, dipende anche dalle decisioni che vengono prese a livello nazionale. Il terzo polo è fallito a Piacenza perché la proposta che c'era stata fatta dall'UDC non riusciva a rappresentare le nostre istanze, e quindi noi ci sentivamo soffocati a dover sostenere un candidato che non poteva rappresentarci, perché noi eravamo partiti con l'idea che il nostro candidato dovesse rappresentare le istanze di cambiamento e rinnovamento, soprattutto in un momento dove la gente è stanca di vedere le solite facce vecchie,
i soliti volti, e quindi c'è bisogno di persone giovani e nuove, ma comunque preparate. Va bene, ti chiedo l'ultima cosa su un argomento specifico, che è quello delle coppie di fatto. Vorrei sapere qual è la tua posizione a riguardo. Sì, io sono favorevole a sostenere le coppie di fatto, ma anche penso che il comune possa attivarsi benissimo creando un registro, magari come è stato fatto in altri comuni italiani. Questo è un tema molto caro anche al mio partito, perché a livello nazionale noi sosteniamo che un paese come l'Italia nel 2012 non è possibile che non abbia ancora una legislazione sulle coppie di fatto, come è stato fatto in tutti gli altri paesi europei, compresi anche quelli più cattolici, più latini, più vicini a noi, come Portogallo e Spagna, dove oggi è una cosa normalissima avere degli istituti giuridici che regolano questo status delle persone. Credi che anche il PDL sia d'accordo o no? E anche soprattutto il candidato mi sembra... Su Paparo sinceramente non ho sentito cose di questo tipo durante la campagna elettorale. Il PDL chiaramente non è d'accordo, lo sentiamo tutti i giorni, comunque sappiamo che quella è la posizione ufficiale del partito. Quindi invece su Paparo non sai se magari questo potrebbe essere un elemento di frizione, eventualmente questo ed altri, dico. Ma guarda, sicuramente se io venissi eletto porterei questa proposta e poi sarà il consiglio a decidere. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Crepi.